secondo lui ha detto che secondo lui il braccetto non esiste, Paladino è un negazionista del braccetto, quindi, e che secondo lui esiste soltanto il terzo. Ora, infatti, tra l'altro, volevo Certo, farvi ma vedere. ho capito, ma il Questo è un terzo concetto che è vorrei se sentire il braccetto non approfondito. esiste, che lui invece se tiene il braccetto in terzo, il giocatore è lo stesso, si riferisce ovunque a quella Allora, posizione lì. no, sono due cose del genere. Allora, innanzitutto questo è l'estratto di una tesi che abbiamo studiato anche a Coverciano di un famoso allenatore che io reputo uno dei più bravi. Mi ho fatto qui un riassunto. Oggi ha detto lui, Cristiano può giocare da terzo, per me il braccetto non esiste, Paladino è negazionista del braccetto, il terzo l'ha fatto molto bene il ritiro. Da quinto può giocare altrettanto bene come a Parma, ovvero male. Certo, sì, ho Secondo lui, capito, è allora, vero. ha detto così lui. Nelle moderne difese a Cioè, il 3 terzo è si un tratta difensore, il braccetto è un di due propositore. ruoli diversi, ok? Partono dalla stessa posizione di campo, ma sono due diversi. Il terzo è un difensore, è bloccato, ok? Deve avere capacità di interdizione, Sì, deve fare salti all'uomo, certo. deve essere abile a uscire per aiutare l'esterno di fascia, ovvero ha fatto l'identikit Sì. di non virati. Benissimo. Quindi lui per Io braccetto posso. intende Vai, vai. un Uno dei tre che si sgancia, entra in conduzione, entra in guida dentro il Sì, campo, si però propone io mi davanti. fermo subito Guarda. e vi dico questo. No, aspettate un attimo, perché per chiarezza, Biraghi, quel ruolo lì, mi dispiace per il Palladino, forse glielo doveva spiegare meglio. Nel precampionato non lo ha fatto da terzo, lo ha fatto da braccetto. Come potete Esatto, dire che esatto. l'interpretazione del ruolo di Comuzzo, uguale a quella a Parma, è come quella di Biraghi nel precampionato? Io Assolutamente, attacco no? subito Palladino, attacco Assolutamente, ma subito ha detto Palladino. una pischiata grosso come una casa, ragazzi, oggi. Io capisco che lui sta Oh, cercando, lui lo fa per difendere i suoi ragazzi e io apprezzo tanto questo, però quando mi dice, lui già che mi dice che ha giocato bene a Parma, io quando è durata l'azione del gol del Parma, 10 secondi dopo la riconquista del pallone e lui non si è degnato di tornare, io l'avrei già ammazzato. Quindi non giusto. puoi dire che ha giocato bene e non l'ha fatto In campo, soltanto sul pa! gol. Non l'ha fatto solo sul gol, l'ha fatto sempre. Cioè, lui o era in zona, se no non andava a fare la fase difensiva. Quindi Io il terzo è una cosa. Il terzo. Mi pare, confermamelo scusami. Luca, no, ti ho interrotto al volo così, ma ho guardato un attimo le posizioni medie della partita di Parma. Biraghi è tipo il giocatore più alto per posizioni medie. Più alto di Ken, ragazzi. Ma di cosa parla Palladino? Non ha fatto il terzo, ha fatto l'esterno d'attacco. Ma mi viene da pensare, è una direttiva del mister, perché anche Dodò è vero che ha lavorato di più in fase difensiva, però Allora, comunque le posizioni medie degli esterni sono molto alte. Palladino ha fatto Ma il Paladino, paraguru, bravo, è un diciamo la paraguru verità. di natura, secondo me. Sì, Esatto, lui è furbo. Palladino non ha capito che tutte queste discussioni non servono a nulla, perché se lui non batte in Venezia e perde a Bergamo, è già sulla graticola, capito? Terzo braccetto di sto azzo. Lui deve fare punti e basta. È Detto molto in semplice, è francese, molto detto in semplice. francese. Cassano oggi ha detto una cosa giustissima, lo so. Ha detto che lui è molto scettico sulla Fiorentina, ha dei dubbi, perché di fatto la Fiorentina Ken. Boh, Ken Boh, quel Ken Boh. Vabbè, lo sappiamo tutto. Colpani è un giocatore, come si dice noi, non di fisico, non strutturato, non si sa quanta personalità possa avere, è comunque in una piazza che per lui è un salto, quindi non si sa come reagirà. E Palladino, che è un allenatore bravo, però questa è una città che gli allenatori li mette sulla graticola. Cioè, italiano con 3 finali l'hanno mandato via a pesci in faccia. Quindi i discorsi chi li porta via? Il vento.